Bella vecchi Trapani, siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo video. Un video che non abbiamo mai fatto su questo canale. Scusate, io voglio fare una cosa da troppo tempo. Va bene, comunque, diciamo, il video di oggi è un video diverso. Perché l'altro giorno stavo girando su Amazon e sono capitato su vari prodotti. Praticamente mi è capitato il libro di Favijay e mi sono messo a leggere le recensioni del libro di Favijay. E molti facevano ridere. Premettiamo, non abbiamo nulla contro Favijay. Non lo conosciamo di persona, ma ci piacerebbe conoscerlo. Quindi, ragazzi, non ci abbiamo veramente niente contro Favijay. Io guardo i video di Favijay, sinceramente, cioè non so. Questo video, quindi, per tutti quelli che arriveranno a fa hater, vaffanculo. Perché? E neanche scrivete tranquilli, Favijay è una merda, perché non è una merda. Questo video lo facciamo soltanto per farci due risate con le recensioni che mi facevano ridere. E se no le risate non ce le facevi. Mio nonno ha fumato per tutta la sua vita. Avevo 10 anni quando mia mamma gli disse: se vuoi vedere i tuoi nipoti diplomarsi devi smettere immediatamente di fumare. Le lacrime apparvero sul suo volto quando capì cosa c'era in ballo. Smise di fumare. Grande nonno. Grande nonno. Anche mio nonno fece la stessa cosa. 3 anni dopo morì di cancro ai polmoni. Non più tanto grande nonno, coraggio. Anche mio nonno, non 3 anni dopo, però sempre di cancro. Fui molto triste e mi distrusse. Mia madre mi disse: non fumare, per favore, non far passare alla tua famiglia ciò che ci ha fatto passare tuo nonno. Ad oggi non ho mai toccato una sigaretta, ma devo dire che un po' mi pento di non averlo fatto, perché questo libro mi ha fatto venire ugualmente il cancro. Il mio tavolo dondolava, il libricino di questo Cline, che è anche detto scaglione. È dello spessore giusto. Adesso il mio tavolo non dondola più. Quindi l'ho usato come tapparella. Tanto sto telefono sta passando come una canna. Sì, perché sto si fa una canna. Ne ho prese di botte nella mia vita, ma questo libro è peggio di un calcio nei valli in una notte d'inverno. Non male, 5 stelle tra l'altro di valutazione, come potete vedere qua. Allora, sono uscito per andare al centro commerciale di fiducia. Arrivo al reparto e mi sono immediatamente accorto che tutte le scorte di carta igienica erano terminate. Tornando a casa demoralizzato e con un forte bisogno corporeo, mi sono affidato ad Amazon, famoso per le sue spedizioni ultra rapide e precise. Con Amazon Prime in un secondo, in un giorno. Che mi ha consigliato caldamente il prodotto in oggetto, consegnato personalmente da Favijay e materializzato tramite un vago spazio temporale dal mondo di Minecraft. Ma che cazzo? Finalmente espletare i miei bisogni con ben 144 veli di morbidezza. Gli 11 euro meglio spesi della mia vita. È un cazzo di genio questo uomo. Utile quando serve. 5 stelle, attenzione. Bel libro, usato perfettamente per il mio tavolo che dondolava. Ecco un altro che ha trovato un grande metodo. Perfetto per le sue pagine per accendere il fuoco. Non sono dislessico, che ho scritto veramente male. Per sciacciare le mosche. E per quando finisce la carta igienica. Compatto e abbastanza maneggevole. Perfetto anche per tirarlo in testa a qualcuno mentre ti rompe le scatole. Complimenti. Ottimo come sottobicchiere. Mai stato che ha pagato di così. Cabina, te portano il libro, cioè che vuol dire? Bel libro, però più di Pai me lo ricordavo più vecchio e svedese. Vabbè, comunque, Easy Swag, YOLO, assolutamente IGN, 10 su 10. MLG, sbababam. Che track. Non paragonabile a Foxy Seda. Mi avevano detto che la carta di questo coso era più morbida della Foxy Seda. Devo dire però che ho trovato una ruvidità eccessiva che mi ha causato prurito intorno per alcune ore. Pessima scelta, piuttosto userò la carta igienica dell'Eurospin. Ottimo come materiale per accendere un bel falò durante le notti di campeggio, mentre leggerete un bel libro sotto un cielo stellato. Capito? Prende fuoco, che è una meraviglia. Ricordatevi comunque di aggiungere legna a piacere dopo un paio di minuti, perché la carta tende a consumarsi in fretta. Consigliato. Credimi, anche per il barbecue, se volete pappizzare il fuoco all'inizio, ci mettete un libro, che spero non sia quello di Favijay, sinceramente. Dato il cancro. Dato il cancro. Categorico proprio. Comincia con boh. Avere il cancro incurabile che questo libro mi ha dato non è bello. Ma dai, almeno adesso mi posso alzare quando mi pare in ospedale, ma comunque quando voglio. Ma che cazzo. Diciamo che le recensioni di Favijay sono finite qui. Andiamo sulla macchinetta fotografica. Allora ragazzi, cioè, questa macchinetta qua che vedete, io ve la consiglio. Cioè, questa è pura pubblicità, Sì. Veramente, ci hanno pagato perché 122.000 perché euro. Sicuramente fra di voi ci sarà qualcosa. Facciamo una colletta, raga, siamo 120.000 quasi. Mettiamo un euro per uno e ci compriamo questa macchinetta. Cioè, davvero, c'è questa macchinetta che apparentemente è una macchinetta che costa 50 euro in ogni negozio. No, infatti non capisco se è vero. Costa 122.000 euro, 672 e 24 centesimi. Però attualmente non è disponibile perché va a ruba, a quanto pare. C'è tanta gente che la compra, ma leggiamo le recensioni. Uno scrive: ho speso 12.000 euro, ma non fa le radiografie, ma in compenso fa delle foto dei piedi e delle gambe eccezionali.
Questo era il titolo. Non vi fidate dei commenti degli altri utenti. Questa macchina fotografica non fa le radiografie. Ho dovuto vendere il nonno per poterla acquistare. Quando l'ho ricevuta ho provato subito a radiografarmi una gamba per accorgermi poi che in realtà non fa le radiografie. Poraccio, ci è rimasto male. Cado. Inaspettatamente però mi sono accorto che fa delle foto stupende ai peli delle gambe. Una cosa mai vista, ragazzi. I peli vengono fotografati da Dio. Sia di profilo che a tre quarti. Consigliatissimo a tutti gli appassionati di fotografia pelosa. Invece qua sotto c'è quello che scrive da radiografia, il cazzaro. Ottima anche nella funzione della radiografia. Funzione molto utile da usare, ma da usare con cautela. Regolate bene il flash, alla massima potenza lo si può utilizzare come inceneritore domestico. Uno scrive bella, categorico. Vabbè. 4 stelle però, non è rimasto proprio abbastanza soddisfatto. Dice per 120.000 euro. Ho comprato questa fotocamera a 120.000 euro e ne vado fiero. Alcuni di voi potranno non essere disposti a spendere 120.000 euro in una macchina digitale tascabile Samsung. Questa macchina è il futuro, anzi vede il futuro. Arriva comodamente a casa vostra con già all'interno le foto dei viaggi che farete, anche quelli che sognate ma non farete mai. Parigi con la Torre Eiffel, Londra con il Big Bang, Berlino con la foto della porta di Brandeburgo, eccetera eccetera. Io grazie a questa macchina risparmio migliaia di euro all'anno di viaggi senza rinunciare al piacere di rompere le palle ad amici e parenti nel fargli vedere le foto dei miei viaggi. Ci sono stato, ci sono stato, ci sono stato. 4 stelle perché manca il viaggio del turista sessuale. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Bella macchina. Tutto come da descrizione. Certo, ho un po' rosicato perché l'ho comprata a 120.000 euro e il giorno dopo l'ho vissensato da droni a 110.000. Ma che ci vuoi fare? 10.000 euro, mannaggia. Comunque, davvero, queste sono le cose che mi fanno troppo cara. Uno, un genio, ha capito che era troppo cara e ha scritto: ma 120.000 euro? Non è un po' troppo per una fotocamera digitale? Ci sarà un errore? Questo è il genio! Lui capita novio che arriva qua e ci spiattella questa cosa. Ma attenzione, perché due persone tra 22 hanno trovato questa recensione utile. Non si sa. Dai, c'ho 120.000 euro da spendere. Il video di oggi è finito. Speriamo vi sia piaciuto il tipo di video così su Amazon. Perché la prossima settimana potremmo andare a vedere un videoproiettore da 12.000 euro. Lì c'è proprio l'imbarazzo della scelta e il libro di Francesco Sole come recensioni. Olè. Se vi è piaciuto lasciamo 5.000 da parodia. Sì, ci sarà. Ci sarà. Lasciamo 5.000 like. In descrizione trovate i nostri Instagram e la pagina Facebook. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Bella. Ciao.